stata una partita molto molto ruvida, intensa, come ce l'aspettavamo, nel senso che la squadra fisica, una squadra con tanti giocatori sul perimetro, era prevedibile aspettarsi grande pressione, grande fisicità per cercare di metterci il più possibile in difficoltà. E d'altronde sono anche le nostre armi, sono quello che piace anche a noi fare, quindi quest'anno abbiamo abbondanza di giocatori che possono andare in campo, possono mantenere alto ritmo della nostra difesa. E quindi alla fine è venuta fuori una partita tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, dando veramente grande importanza alla fase difensiva. Noi volevamo mettere pressione sugli esterni, volevamo giocare almeno pareggiando la fisicità dei loro lunghi, e questa è stata la nostra partita. Abbiamo guidato sempre, e quindi questo è un altro aspetto di grande maturità. Abbiamo gestito bene i momenti di difficoltà, quando loro si sono avvicinati in più occasioni, e poi nel momento giusto, devo dire verso dopo il trentesimo, che ancora noi avevamo grande energia, abbiamo avuto due o tre rotazioni dalla panchina molto positive, e questo devo dire alla fine ha fatto la differenza. Il nostro quarto quarto è stato ancora, se possibile, un crescendo di intensità e di aggressività, e quindi niente, sono molto contento perché i ragazzi anche questa sera hanno voluto fortemente giocare la partita del sacrificio. Io ho chiesto loro grande umiltà di ripartire con modestia, e credo che questa sera sia stata una partita dove la risposta da parte dei ragazzi è stata principalmente questo: grande sacrificio, grande impegno, e quindi bravi, complimenti a loro per il successo ottenuto. Io da parte mia sono sempre molto esigente, e lavoriamo in palestra con l'idea di essere competitivi. Questo è un gruppo che è competitivo tra di loro, e poi la domenica quando va in campo. Quindi io chiedo, loro eseguono, e quindi bravi tutti, però ecco, io sono qui per fare popolo e sono contento che questa sera io il mio primo cambio per alla fine per dare, diciamo così, il contributo del minimo di premio, no? Il giocatore alla fine, quando la partita è archiviata, era Fiorello, perché Fiorello questa sera ha dato un'impronta di solidità alla nostra partita, e tutti quanti sono andati dietro, quindi per me è l'MVP della serata, e devo dire lui ha una grande responsabilità all'interno del nostro gruppo, cioè lui è il ministro della difesa, il mio ministro degli interni, nel senso che lui deve dare lui il termometro della nostra intensità, della nostra aggressività. Non a caso, quando iniziamo le partite morbide, lui è il primo a fare un passo indietro, e quindi per me lui è un giocatore fondamentale, e questa sera, siccome la squadra non ha mai fatto un passo indietro, ho ritenuto opportuno alla fine fare a lui il primo cambio, perché appunto mi è sembrata la giusta opzione per il giusto merito, un giocatore che per noi è molto importante. Io credo che questa sera sia stata una partita difficile. Gli attacchi hanno fatto molta fatica, sia di qua che di là. I numeri lo stanno a testimoniare, se andate a vedere la valutazione, non è facile vedere una partita che finisce 67 a 30 e qualcosa di valutazione. Insomma, vuol dire che questo tipo di partite vanno analizzate un attimino più in profondità. Va da sé, è giusto sottolineare che lui ancora non si sente ancora bene il vestito addosso, ha bisogno ancora di trovare i giusti equilibri, i giusti spazi. Devo dire che il primo layup l'ha sbagliato per poco o niente, quindi per me quello è una buona soluzione, quindi da quel punto di vista non posso che continuare a insistere a chiedergli questo. Un paio di stoppate che ha preso, devo dire, possiamo ascriverle al merito di Laval, che è un giocatore molto verticale e che copre l'area molto bene, quindi da una parte c'è un minimo di giustificazione, dall'altra dobbiamo lavorare, e lo aspettiamo con grande serenità, perché quest'anno il gruppo si può permettere un giocatore come lui, che per noi è
uno dei primi due, tre terminali offensivi possa avere ancora un pochino di colpi bagnati, perché a rotazione tutti avete visto anche questa sera quanto il nostro attacco è pericoloso in maniera diffusa, quindi lo aspettiamo, perché ovviamente per loro è un giocatore importante, ma non sono minimamente preoccupato.